Cari amici lettori e lettrici di Bergamo News, oggi parliamo di neuroscienza e di intelligenza al servizio delle imprese con due docenti dell'Università di Bergamo, Daniele Andreini, professore ordinario di economia, per precisione economia e gestione delle imprese e anche prorettore con delega all'innovazione e transizione digitale dei processi dei servizi di Ateneo. Buongiorno professore, Buongiorno. buongiorno. E con Giuditta Pezzotta, professore associato di ingegneria gestionale e per la precisione settore scientifico disciplinare impianti industriali e meccanici e anche prorettore con delega all'assicurazione della qualità di Ateneo e presidente del Presidio della Qualità. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Grazie per essere qui innanzitutto, vogliamo un po' parlare di quello che è il rapporto sempre più stretto tra l'Università di Bergamo in particolare, ovviamente, e le aziende, la vicinanza tra questi due enti che si sta manifestando attraverso i progetti di risoluzione anche di problemi specifici, quindi anche qualcosa di molto dettagliato sotto questo punto di vista. La prima domanda che farei è... C'è una parola che è design, che in questo periodo va, diciamo, anche molto, tra virgolette, di moda, no? Ricollegandoci anche al significato che ha assunto nel gergo, diciamo, popolare. Università, imprese per il design, in che modo si sviluppa questa collaborazione tra due enti non distanti ma molto vicini? Sì, prima di tutto dobbiamo distinguere che cosa, definire bene che cosa si tratta quando noi parliamo di design. Il design si tratta soprattutto di progettazione, progettazione di prodotti, di servizi, anche di concetti, anche di pensieri, per esempio, come ad esempio da noi, soprattutto nell'ambito economico, si parla ad esempio di business model. Quindi fondamentalmente sono dei progetti che coniugano la parte più scientifica con una parte più creativa. È un processo quindi creativo che parte dall'espressione di un bisogno. Quindi è molto importante nel design adottare quelle metodologie scientifiche che permettano a di definire esattamente i bisogni che sono relativi all'esigenza proprio di creare un nuovo servizio, un nuovo prodotto o modificare quello già esistente. Dopodiché si passa a una progettazione, una prototipazione e poi anche a dei test per verificare quanto i prodotti possono essere idonei alla soluzione per cui è nato. Quindi è una materia molto, diciamo, molto strutturata e anche multidisciplinare. Infatti, la nostra università, come vedremo poi anche con alcuni esempi specifici, risponde in modo molto trasversale a queste esigenze. Vi faccio un esempio: il design, come nel 1919, nasce con la Bauhaus in Germania e oggi noi siamo proprio partner con l'Università di Weimar, che è la culla della Bauhaus, al servizio proprio del disegno di una nuova comunità europea creata proprio sulle basi che hanno a che fare con la soluzione di esigenze di tipo comunitarie, economiche e sociali, che sono molto importanti oggi quando si parla soprattutto di sostenibilità, di inclusione, per esempio. E quindi il design significa una ricerca sui materiali, sui processi, sulle idee, significa una grande interazione anche tra organizzazione che richiede un processo di design e chi lavora su questa progettazione, in questo caso l'Università di Bergamo, che lo fa in tantissimi modi, partendo dai nostri centri di ricerca, alle summer school, ai corsi in cui gli studenti sono coinvolti direttamente in questo progetto di sviluppo, che molto spesso per loro sono anche un'introduzione in un mercato, in un lavoro che prima non avevano nemmeno immaginato. E i nuovi prodotti e servizi che nascono anche grazie a questa forte sinergia, no, di cui stava appunto parlando la professoressa Andreini. Ci vuole riportare qualche esperienza significativa, qualche esempio concreto anche di quello che è questa sinergia?
Allora, innanzitutto come università in tutto quello che è il mondo della progettazione di prodotti, servizi, processi, innovazione sistematica, quindi approcciare la progettazione, come diceva la collega, a 360 gradi con metodologie che nascono dai risultati della ricerca che portiamo avanti. Ovviamente, indubbiamente l'università innanzitutto trasferisce ai propri studenti questi metodi che poi ovviamente troveranno applicazione quando gli studenti usciranno, ma ovviamente li utilizziamo anche nei nostri corsi di master e soprattutto in tutto quello che è il mondo del trasferimento tecnologico. Quindi l'università tramite i propri centri, gruppi di ricerca e i propri spin-off lavora proprio a stretto contatto con le aziende per trasferire non solo l'idea, ma proprio un metodo di lavoro diverso che nasce proprio da decenni di studi legati soprattutto a quello che è il mondo dell'innovazione sistematica e alla risoluzione dei problemi. Questo sicuramente è un punto di forza che nasce dal fatto che abbiamo un ateneo multidisciplinare, quindi dove ragioniamo sia sui metodi tradizionali o meno tradizionali più innovativi, perché facendo ricerca indubbiamente per noi è fondamentale avere metodi innovativi, ma anche proprio dal mettere insieme concetti che nascono nei mondi più svariati. Ecco, l'università ha proprio questo ruolo di forte acceleratore verso l'industria e negli anni con, diciamo, anche gli approcci più variegati, quindi non solo il trasferimento tecnologico tradizionale con magari il contratto di ricerca o di consulenza, ma abbiamo lavorato proprio nell'ottica da una parte di avvicinare le aziende dentro l'università. Ad esempio abbiamo dei corsi proprio sul tema dell'innovazione sistematica di prodotto e processo dove le aziende portano un problema in aula e i ragazzi tramite le metodologie che hanno imparato li risolvono. Un caso molto interessante, qualche anno fa è stata addirittura brevettata una di queste soluzioni, quindi c'è stato anche un impatto dal punto di vista economico, per così dire, per i ragazzi e per l'azienda che aveva portato il problema. Non solo, tramite la possibilità di accedere a tutta una serie di conoscenze all'interno dell'università, i nostri colleghi all'interno dei diversi dipartimenti supportano ad esempio gli spin-off e le start-up, quindi lavorano per completare le competenze che ovviamente in una fase di nascita di queste aziende magari non sono tutte all'interno, ma anche in verità nelle aziende più tradizionali. Non sempre le aziende, soprattutto oggigiorno con le nuove tecnologie che sono pervasive, hanno tutte le competenze per innovare prodotti, processi e servizi. Altre diciamo, iniziative interessanti che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, ad esempio come Ateneo abbiamo un centro di interateneo legato al mondo della progettazione dei servizi, dove abbiamo una community di centinaia di aziende che da 20 anni lavorano con noi proprio per trasferire al proprio interno tutta una serie di concetti legati alla progettazione dei modelli di business, dei prodotti collegati ai servizi e dei servizi stessi, sfruttando quelle che sono le ultime innovazioni e gli ultimi studi che come Ateneo portiamo avanti. E ha parlato giustamente di aziende di territorio. Il territorio bergamasco e ovviamente l'università, come si pone all'interno dello scenario regionale lombardo? Allora, siamo su tantissime di queste tematiche, quindi sia sull'innovazione dei modelli di business, l'innovazione sistematica, l'innovazione prodotti, processi e anche su alcune delle tecnologie. Avete avuto l'opportunità di intervistare dei colleghi che hanno sviluppato e sono tra i top scientist a livello mondiale. Sicuramente siamo leader a livello sicuramente territoriale, ma anche nazionale su tante tematiche dal punto di vista della ricerca. Abbiamo la fortuna di avere un territorio che ci aiuta molto, nel senso che negli anni ci ha dato l'opportunità di sviluppare alcune di queste metodologie, non solo quindi trasferirle, ma anche essere partner proprio in attività di ricerca. Porto un esempio che a me è molto caro perché mi ha coinvolto da 10 anni, noi lavoriamo con ABB, quindi
qui vicino, abbiamo sviluppato con i loro ricercatori una metodologia proprio di innovazione dei servizi in ambito manifatturiero. Quindi loro hanno messo non solo fondi, ma anche i loro ricercatori, loro hanno un gruppo di ricerca molto importante su questi temi, e abbiamo sviluppato una metodologia che oggigiorno trasferiamo su altre aziende locali, ma non solo. Quindi è proprio una sinergia e un rapporto molto, molto stretto e sicuramente di valore. C'è anche poi tutta la parte dei servizi, che è molto importante, perché noi siamo all'interno di un territorio, quello lombardo, in cui lo sviluppo non solo manufatturiero, ma anche dei servizi legati sia alla manifattura ma anche all'ecosistema territoriale. Faccio un esempio, per esempio il centro di ricerca di geourbanistica si occupa dello sviluppo anche di nuovi servizi turistici proprio legati al territorio delle valli e anche del territorio provinciale. Abbiamo poi tanti altri esempi di sviluppo di prodotti anche più commerciali. Pensiamo ad esempio a tutta l'attività che abbiamo sviluppato all'interno del Dipartimento di Economia e Management con aziende come CNH, come Volvo Trucks, abbiamo sviluppato con servizi anche innovativi all'interno di aziende come Schneider Electric, a Pirelli, insomma. La cosa molto interessante è che abbiamo un territorio che è veramente molto proattivo, porta all'interno dell'università dei problemi su cui gli studenti e i ricercatori possono lavorare e portare delle soluzioni altamente inaspettate. E nel discorso manufatturiero, un punto che prima avete toccato, quali sono i dipartimenti dell'università, entrando un po' nel dettaglio del lavoro in Ateneo, che danno il loro apporto nello sviluppo di questi prodotti e questi servizi di cui stavate parlando? Allora, diciamo che è una tendenza comune a tutti i dipartimenti, proprio per la natura stessa dell'università, un'università che comunque ha questo spirito, diciamo, molto forte verso il trasferimento sul territorio. Io ovviamente parlo del contesto che conosco meglio, quindi sicuramente i dipartimenti di ingegneria hanno una fortissime competenze per quanto riguarda i metodi, quindi tutta la parte di innovazione sistematica, concetti, metodi per la progettazione di prodotto, dei processi, quindi processi sia di ricerca e sviluppo, ma anche processi di natura produttiva, e poi tutto il mondo che è legato ai processi legati ai servizi, manifatturieri e no. Quindi sicuramente l'ambito dell'ingegneria, dove troviamo anche delle forti competenze legate alle tecnologie. Questo è un aspetto molto importante, perché sicuramente al nostro interno la capacità di fare sistema all'interno dei dipartimenti e tra i dipartimenti, e quindi coniugare metodo a competenze tecnologiche nell'ambito dell'informatica, della robotica, dei materiali, del management, quindi tutte queste nuove tecnologie coniugate alla capacità di utilizzare dei metodi che sono validati e solidi, consente poi di riuscire a risolvere meglio e in modo più approfondito quelle che sono le problematiche poi delle aziende, ma non solo risolvere le problematiche, tante volte diventano proprio il volano di nuove idee, cioè supportano quella che è magari un'idea, diciamo, destrutturata dell'imprenditore o del ragazzo che sta pensando alla sua startup e sono in grado di dare quelle basi di metodo, ma anche proprio di riuscire a supportare lo sviluppo tecnologico a 360 gradi, perché appunto poi abbiamo la fortuna di non solo vedere gli aspetti di natura tecnica, che sono importantissimi, ma poi anche quelli di natura più economica, manageriale, perché è la fortuna di un ateneo interdisciplinare. Infatti è molto importante vedere questi progetti anche da un punto di vista strategico. Abbiamo degli esempi, come ad esempio uno che mi viene in questo momento, mi ricordo, riguarda per esempio Schneider Electric. Schneider Electric aveva iniziato a collaborare con i nostri gruppi di ricerca pensando alla soluzione di un problema
che avevano all'interno di un'azienda in termini di data management e hanno poi trasformato questo problema in un'opportunità strategica attraverso il lavoro proprio anche dei docenti, degli studenti con cui hanno lavorato. Abbiamo poi anche, per esempio, abbiamo parlato prima, trasformare quindi in opportunità strategica, un'opportunità di business, ma soprattutto poi saper leggere i bisogni e saper interpretare i bisogni. Abbiamo i sociologi, per esempio, che si occupano attraverso delle tecniche immersive di etnografiche, che sono capaci di immergersi nel contesto che viene sviluppato proprio per capire qual è l'esperienza dell'utilizzatore delle macchine piuttosto che l'utilizzatore di servizio quando si tratta di consumo, per capire appunto profondamente quali potrebbero essere le esigenze e trasformare questa esperienza immersiva in traduzione di un nuovo prodotto e servizio che può essere appunto utilizzato per ad esempio risolvere determinate tematiche. A questo è un esempio, per esempio noi come Dipartimento di Economia e Management, il gruppo di ricerca che conduco, ha sviluppato 2 anni di ricerca etnografica, ad esempio lavorando con i camionisti, proprio per poi portare delle soluzioni alle aziende su come modificare la cabina, su come modificare determinati eventi di formazione, su come ad esempio organizzare meglio le flotte aziendali. Però questo lo si può fare solo ed esclusivamente attraverso delle metodologie scientifiche che ci permettono proprio di sperimentare determinate situazioni, contesti, che poi ci permettono di capire come aiutare l'azienda nel migliore dei modi. Molto spesso le aziende hanno nei cassetti dei progetti, delle idee che non riescono per motivi di tempo, di risorse a sviluppare, e l'Università di Bergamo può essere veramente un buon punto di riferimento per far sì che questi progetti poi si trasformino in realtà almeno a dei prototipi. Imprese e progetti peraltro che non arrivano solo dal territorio bergamasco, ma arrivano anche a livello internazionale, perché comunque c'è una sinergia che vive tra l'UNIBG e l'Europa e il mondo molto, molto forte. Quali sono i principali centri con cui si sviluppa questa sinergia? Allora, abbiamo collaborazioni a livello internazionale un po' con tutto il mondo, nel senso che sicuramente si conosce molto bene tutto il progetto che negli anni, proprio i temi dell'innovazione del design come Ateneo, quindi coinvolgendo tutti i dipartimenti, abbiamo portato avanti con Harvard e il Graduate School of Design, ma non solo, nel senso che tutti i gruppi di ricerca hanno grosse collaborazioni internazionali che vanno appunto dall'Europa, soprattutto i paesi del nord Europa, che su questi temi sono sicuramente tra i precursori, soprattutto ad esempio nel mio ambito, che è la progettazione dei servizi, tutti i paesi scandinavi hanno aperto la strada soprattutto nell'ottica della sostenibilità. Quindi da loro e con loro abbiamo lavorato anche con loro aziende, facendo progetti di innovazione con aziende globali ma con sede in Nord Europa. Non solo, ad esempio da 20 anni collaboriamo con università giapponesi, dove abbiamo su questi temi potuto mandare anche degli studenti all'interno proprio di attività di scambio di ricerca e di innovazione. Quindi lo studente poteva lavorare con imprese giapponesi presso, in questo caso era la Tokyo Metropolitan University. Quindi diciamo che le collaborazioni sono ampie, sia dal punto di vista proprio dello scambio scientifico. Siamo molti di noi leader di società scientifiche che si occupano proprio di innovazione di prodotto, di processi, di servizi, di modelli di business. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo riconosciuti internazionalmente per il valore della ricerca che portiamo, e spesso questo valore nasce dal fatto che non facciamo solo esclusivamente ricerca teorica, ma portiamo all'interno della nostra ricerca le esperienze che riusciamo a fare grazie anche a un territorio che ci dà materiale su cui lavorare, perché ovviamente la ricerca non vive, la nostra ricerca soprattutto non vive solo di teoria, è una ricerca applicata che prende e vuole dare ovviamente alle imprese.
Quindi diciamo il grosso valore, i grossi risultati che riusciamo a ottenere nel mondo della ricerca nascono proprio anche dalla la facilità con cui collaboriamo col mondo industriale e territoriale. C'è un termine che è quello delle neuroscienze, che insomma è sempre più attuale nel vostro ambito. Vi chiedo di spiegare un pochino cosa sono le neuroscienze, cos'è la sfera delle neuroscienze e soprattutto quali prospettive possono aprire in termini di ricerca e sviluppo e innovazione. La neuroscienza è un paradigma di ricerca che ha l'obiettivo di utilizzare le rilevazioni di alcuni pattern fisiologici, per esempio come noi ad esempio reagiamo, no? Attraverso il tracking del nostro sguardo, la temperatura della pelle, piuttosto che il battito cardiaco, che sono delle rilevazioni biologiche ad esempio, delle persone di fronte a determinati stimoli. E questo è un ambito multidisciplinare perché ad esempio anche in università a Bergamo ci sono psicologi, economisti che si occupano di marketing, che si occupano di comunicazione, che insieme lavorano proprio per andare a sviluppare progetti di questo che utilizzano questa metodologia. Questa metodologia è molto interessante perché non abbiamo bisogno che la persona dichiari quello che sente, ma viene in qualche modo monitorata e rilevata attraverso dei sensori che vanno proprio a captare alcuni segnali che sono indicatori di attenzione, di sentimenti piuttosto che di reazioni più o meno emotive a determinati stimoli visivi, anche gustativi, sonori o anche proprio immersivi all'interno di un contesto. Ovviamente le applicazioni sono tantissime, perché se noi pensiamo oggi si applica la neuroscienza al marketing, infatti si parla di neuromarketing, in cui le persone all'interno dei laboratori oppure anche all'interno di punti vendita oppure di fronte delle macchine vengono stimolati su questo stimolo viene misurato ad esempio il livello di attenzione. Va benissimo per esempio per il packaging. Vi faccio un esempio, stiamo lavorando per esempio, ormai è noto visto che in questo periodo se ne è parlato molto, di prodotti a base di insetti e ovviamente anche il packaging può dare differenti motivazioni all'acquisto a seconda ad esempio del colore, a seconda se la presenza dell'insetto, se non c'è la presenza dell'insetto per esempio, no? E tutto questo viene monitorato per capire qual è il livello di accettazione di questi prodotti. Però molto interessante anche a livello organizzativo, per esempio nell'interazione uomo-macchina, qual è l'interfaccia che meglio comunica e riesce a comunicare meglio con riesce a facilitare la comunicazione uomo-macchina. Queste interfacce vengono ad esempio misurate attraverso delle tecniche di neuroscienza. E poi c'è anche tutta la parte di apprendimento. Da noi il dipartimento di psicologia è molto coinvolto nel capire come migliorare la memorizzazione, come cercare di stimolare l'apprendimento attraverso diverse tecniche. Questo lo si fa misurando la nostra percezione attraverso la neuroscienza. Quindi veramente le applicazioni sono tantissime, i laboratori di neuroscienza all'interno del nostro dipartimento sono tantissimi. Proprio perché ci sono tante possibilità di sviluppo di progetti e di possibili anche processi di design, il mio consiglio è quello di contattare l'ufficio che si occupa di public engagement e di ricerca. Sicuramente sono i punti di contatto principale dove aziende e istituzioni si possono riferire per chiedere informazioni e mettere in contatto l'azienda con il gruppo di ricerca più adeguato.
un servizio pienamente trasversale, che è poi uno dei punti di forza di un'università che ha così tanti dipartimenti, può approfondire. Li approfondiremo magari nelle prossime puntate di questi approfondimenti che stiamo facendo con l'università. Grazie mille, professoressa Daniela Andreini. Grazie a voi. Grazie mille, professoressa Giuditta Pezzotta. Grazie Pezzotto. Mille. Grazie a voi e ovviamente grazie a chi ci ha ascoltato e ci ha seguito. Leggeteci, seguiteci. A presto.